paura perché è scomparsa la città. E la città, per non farla scomparire davanti alle difficoltà, servono di sicuro le reti. Anche la rete che produce luminosità. Fa le prove generali della Grande Pescara il senatore Luciano D'Alfonso, che ha raccolto anche a conclusione dell'evento quale città l'assist importante delle più alte cariche dello Stato, che proprio in una città vitale hanno individuato il modello da seguire in un'epoca post-pandemica. Io penso che la risposta alla pandemia debba nascere anche dalle città. Dobbiamo restituire alla città una vera centralità demografica, sociale ed economica. Senatore, un convegno, un incontro di cui può essere soddisfatto? Ma sono contento per la qualità degli apporti. Noi abbiamo provato a cucire questi apporti caratterizzati da scientificità, da tecnè riguardante un tema traino come la città. La città dà diritti, dà comodità, dà opportunità, ma dobbiamo anche farci carico di che cosa possa servire alla città per funzionare, per non interrompere la sua capacità di funzionamento. Servono risorse per la manutenzione, per il funzionamento delle sue reti, per l'erogazione dei suoi diritti. Pensate al diritto alla formazione scolastica, all'educazione. Abbiamo bisogno di fare in modo che la città facilmente possa raggiungere le distanze che la riguardano. Su tutto questo le risorse ci sarebbero pure, dobbiamo concepire progetti che siano capaci di nutrirsi di apporti interdisciplinari, l'urbanistica, il diritto, l'economia, la dimensione internazionale, la dimensione anche del bello. Oggi abbiamo discusso di questo sapendo che non finisce una discussione di questo tipo, dovremo fare anche un'organizzazione che ogni anno doni un festival delle città per capire come spintonare in avanti questa cantieristica, questa dorsale che mette insieme diritti e doveri, bisogni e opportunità. Altrove nel mondo lo hanno fatto, io ho un rapporto, diciamo, di invidia positiva con Barcellona, ma anche con la regione urbana di Bruxelles, dove addirittura c'è l'immediatezza amministrativa. Un imprenditore vuole fare, comincia a realizzare e poi viene controllato nei prossimi 6 mesi. Lì questa si chiama immediatezza amministrativa. In Italia l'immediatezza amministrativa la sa dare soltanto l'antistato. Noi dobbiamo anche tenere da conto di questo per riuscire a concepire una giusta decisione, un diritto all'altezza, un'economia che soddisfi tutti.